distanti dall'inizio del match. Una volta non succedeva, se la levavano dopo se la levavano una volta cominciato il gioco. Sì. E perché c'era Artusi, era molto rigoroso su questo, voleva che almeno l'inizio fosse che fossero, diciamo, i calcianti impeccabili. Ora è ammesso anche il fatto che scendano in campo subito senza la maglia o, diciamo... E intanto vedete il riscaldamento ovviamente dei calcianti, e durante il riscaldamento l'uno con l'altro si abbracciano, si stringono, sanno bene quanto è importante in questo momento fare squadra, saper star compatti, riuscire ad aiutarsi, sapere che chi è davanti in prima linea deve attraverso la forza riuscire a far spazio ai propri compagni per andare a caccia. Sanno che occorre la testa perché la partita è lunga, non si può ovviamente registrare espulsi o infortuni perché resti con uomini in meno e quelli varranno nel corso dei minuti, li sentirai e come. Sanno che negli ultimi minuti, quando è decisivo e può accadere di tutto, corre il cuore per segnare quella caccia in più, quello che ti manca per riuscire a vincere la battaglia sul Sabbione di Santa Croce e accedere alla finale del 24 giugno. Questo è il calcio storico, questa è Firenze, la stiamo vivendo in diretta da Santa Croce. Si sta completando il corteggio di fronte alla tribuna dove c'è il sindaco di Firenze Dario Nardella insieme al magnifico messere, che ricordiamo Cristiano Biraghi, fra l'altro accompagnato dal suo patrone, da Rocco Commisso, come abbiamo sentito, molto carico Commisso mi è sembrato. Sì, decisamente. Oggi in grande spolvero il presidente della Fiorentina. È stato carico anche durante la conferenza stampa. Sì, no, nella quale possiamo diciamo dare anche questa notizia di cronaca. In buona sostanza è stato riconfermato anche per la prossima stagione Vincenzo Italiano, che continuerà a essere l'allenatore del club Viola. Ecco, fra le tante è stata data anche l'altra notizia che la Fiorentina durante i lavori di restauro del Franchi giocherà nel campo del rugby, nel campo del rugby del Padovani. Rugby che è uno degli sport che praticano tanti calcianti che oggi sono qua sul Sabbione di Santa Croce. Azzurri contro bianchi, la sfida infinita del calcio storico. Tra poco la vedete in diretta con noi, amici di Firenze, amici delle tradizioni popolari, delle rievocazioni che segnano il corso del nostro tempo, amici dello sport, perché poi vedrete che questo è uno sport bellissimo che saprà regalare emozioni durante ovviamente 50 minuti sul campo. Si sta per disporre tutto il corteo storico della Repubblica Fiorentina. Tra mancano poco il saluto alla voce, uno dei momenti che vivremo in diretta con tutte le emozioni qua da Piazza Santa Croce. È stato un lungo pomeriggio di avvicinamento a questo momento, l'abbiamo raccontato, sale l'incitamento dei bianchi della loro curva, sale, rispondono anche i tifosi degli azzurri, perché nessuno oggi vuole perdere, una cosa è certa, certissima, per chi ovviamente gioca al calcio sport. Il Vallero carica tutti i suoi, l'allenatore dei bianchi chiama a raccolta tutti i suoi calcianti, attorno a sé idem tutti i calcianti azzurri in cerchio. In questo momento i calcianti azzurri e i calcianti bianchi si caricano l'uno con l'altro, saltano sulla curva i tifosi azzurri che incitano la loro squadra, sanno che li aspettano 50 minuti dove si decide tutto quello per cui si è lavorato durante un anno intero. Pochi istanti inizia la grida. Pochi istanti e il saluto alla voce che prima vivremo il saluto in diretta alla voce e poi la grida, certo. Pochi istanti e il saluto alla voce che vivremo in diretta dalla piazza e poi la grida e l'araldo della signoria per il magnifico messere e poi la partita finalmente tra azzurri e bianchi. Ricordiamo che il saluto alla voce è una sorta di presentatarme di quello che è il corteggio che rappresentava tutta la Firenze di allora. Eccoci qua. Eccoci, siamo Credo pronti. Siamo pronti. Siamo pronti. Tra poco State Filippo attenti Giovanelli. Al comando, badate a voi le armi in pugno. Il corteo è schierato in campo. Il corteo è schierato in campo, come ricorda. Tutto il corteo storico della Repubblica Fiorentina è schierato in banco. Adesso allora, da vecchio cronista, Andrea, ti dico che manca nel corteo, mancano i cavalli. È vero. Lo stavo notando. Mancano i cavalli. Lo stavo notando. Attenzione. Piazza. Hey!
L'applauso della piazza per il saluto al comando. Saluta la voce. Rimettetevi! Le armi a terra! Riposatevi sulle vostre armi! Gridate con me! Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! Ed eccolo qua, il saluto alla voce, l'applauso nella piazza. Adesso questa è Firenze e adesso l'araldo della signoria legge il decreto della signoria di fronte al magnifico messere Cristiano Biraghi. Ancora l'emozione da piazza Santa Croce, vivetele con noi in diretta. Sta aumentando l'intensità della pioggia, si sta per leggere, alcuni calcianti lasciano il campo, quelli che oggi non giocano e anche alcuni figuranti del cortello. L'editto. Magnifico mestiere, innanzi a te questa splendida piazza che testimone fu nel lontano 1530 di storica partita, ancora una volta si è radunato onde omaggio renderti il popolo di Fiorenza. Con immutato spirito combattivo or vedrai gli uomini d'oggi co costumi d'un tempo darsi leale battaglia, che lo spettacolo sia degno della sua grande tradizione e che il gioco ti piaccia, magnifico messere. Or con tua licenza disporrò che sgombro sia il campo e che la tensione inizi. Maestro di campo, a te il comando. Il corteo lascia libero il campo sul quale rimarranno soltanto le squadre dei calcianti. E adesso bianchi, con la pioggia che si è fatta incessante dopo la lettura dell'editto dell'araldo della signoria, andiamo un attimo da Gianmarco Lucarini per capire l'intensità della pioggia con molti figuranti del corteo e molti calcianti. L'intensità della pioggia, un piccolo nubifragio in questo momento, direttore, un po' di paura per le condizioni meteorologiche. Ma ora diciamo che la partita, secondo me, se non piove troppo si può giocare senza problemi. Il problema sono i costumi del corteo, che se si bagnano troppo si rovinano. Il problema sono i costumi del corteo, soprattutto le armature e le parti in ferro che naturalmente con l'acqua si arrugginiscono, quindi abbiamo fatto uscire più velocemente il corteo di altre volte. Insomma, con quest'acqua bisognava necessariamente fare così. Grazie al direttore, buona partita. A te Andrea. Grazie. E allora in postazione adesso per raccontare la partita Andrea Sbrana, di parte bianca. Ben ciao trovato a tutti, Andrea. Buonasera. Ciao. A lungo calciante, a lungo vicino ai bianchi. Vicino ai bianchi ma non calciante. Ma non calciante. Ci racconterai ovviamente tutto della tua squadra e ci racconterai quello che accadrà. Ci aiuterete con i telespettatori. Cercheremo a decifrare di fare... ovviamente tutto quello che accadrà in campo, perché accadono tantissime cose. Per la parte azzurra invece abbiamo Cristiano Mansani. Cristiano Mansani, a tutti. Ciao Cristiano, ben trovato. Grazie. Veramente siamo pronti per vivere le emozioni di Santa Croce. Sale la pioggia, incredibile. Vi ricordate innanzitutto una finale con la pioggia? Ve la ricordate? Io nel 2013. Nel 2013, cioè, esatto. Però fu rinviata quella. Fu rinviata di una settimana. Sì. Però giocata con la pioggia, ve la ricordate sì o no? Giocata con la pioggia. Giocata, io mi ricordo. Una notturna. Vent'anni fa, siamo qualcosa. Lontani. Nel recente passato non c'è una finale con la pioggia. E oggi arriva la pioggia. A benedire il calcio storico, lo spettacolo di Santa Croce. Questa è la prima semifinale, l'eterna sfida del calcio storico 2023 tra azzurri e bianchi. Si difende un colore, si difende un quartiere, si difende un'identità. In campo si gioca solo per vincere, non c'è niente, soltanto la tua voglia di vincere in questi 50 minuti. C'è l'onore, c'è la gloria, come mi spiega Andrea Sbrana di parte bianca. Per questo si gioca. Siamo pronti per la battuta iniziale, vedremo fronteggiarsi subito le prime
linee, Andrea, ci racconti a cosa serve la prima linea? Le prime linee sono appunto la battuta, serve, sono le prime schermaglie per fermare gli eventuali idee di attacco degli altri. Oppure quindi, per riuscire, diciamo, per riuscire anche a mobilizzare l'avversario e creare lo spazio per Cristiano, andare avanti. Quanti esordienti hanno gli azzurri oggi in campo? Allora, esordienti ne abbiamo circa 4-5 ragazzi. Uno l'anno scorso e poi cerchiamo noi come politica proprio di rinfrescare sempre l'organico. Intanto vedete in anche... modo da poter avere sempre giocatori, certo, che poi alla fine hanno è una squadra molto organizzata, quelli degli azzurri soprattutto, perché il calcio storico si gioca con la forza e lo vedremo in questa prima parte di partita, ma si gioca anche con la testa, certo, e con il cuore, perché è quello poi che ti fa arrivare alla caccia finale e a portare a casa l'accesso alla finale in tutte le partite del calcio storico. È pronto il pallaio, Andrea Borgonetti a sollevare la palla per la battuta iniziale. Ci siamo, 50 minuti tra azzurri e bianchi, l'eterna sfida del calcio storico fiorentino. Anche quest'anno nel 2023 si fronteggiano due squadre che qua sul Sabbione di Santa Croce hanno dato sempre dato spettacolo, e questa volta il pallaio, vedete, mostra la palla, è quasi tutto pronto, c'è la pioggia che benedice il calcio storico, è uno spettacolo sicuramente inedito, almeno nel recente passato, una partita sotto la pioggia, sotto siamo pronti a vivere. Come? Pioggia è riduttivo in questo momento. In questo momento pioggia è riduttivo, siamo veramente ai limiti, vediamo se si giocherà tutto oppure no questa partita, se la pioggia allenterà la sua intensità oppure se diciamo così poi l'impraticabilità del campo potrebbe portare a un'eventuale sospensione della partita. Noi non ce la curiamo, noi ci curiamo che ci sia lo spettacolo. Chiede un allineamento tra le due linee del pallaio, sollevando il pallone, si parte subito. Ovviamente quelli che vedete sono fronteggiamenti testa a testa, sì, vedete anche dei placaggi, c'è la palla e può cominciare a decidere la palla il gioco. In questo momento in mano ce l'hanno gli azzurri, che sono molto bravi nella gestione della palla. Vedete quattro giocatori che praticamente, diciamo quattro, esatto, placaggi, sono otto giocatori, sì, in tutto, otto calciati in tutto, che sono altri, già a terra. Gli altri si fronteggiano sulle prime schermaglie, diciamo. E questo è il lavoro che deve fare la prima linea, i cosiddetti sconciatori, che devono, sì, riuscire poi piano piano a guadagnare metri, aprire gli spazi. Cristiano, esatto, che succede? Sì. No. E diciamo adesso è un momento di studio dove noi che abbiamo il possesso palla leggiamo la difesa avversaria, dove può essere più, certo, in difficoltà nel eventualmente sopportare un attacco nostro. Adesso in mezzo al campo c'è una situazione di scherma, come è, che ormai è usuale per o guadagnare terreno o comunque mettere in difficoltà il proprio avversario. In questo momento, come vedrete, ci sono, per chi non l'ha mai visto, ci sono praticamente sette coppie di giocatori l'uno con l'altro a terra. Questi sette stanno fermi. In questo momento bloccano otto, in questo momento sono quindi 16 calcianti sono a terra su 27, sono bloccati perché in questo momento questi calcianti che sono a terra fermi l'uno con l'altro braccati liberano gli spazi, liberano per gli altri spazi per e questo fa sì che possa partire l'azione con la palla. Gli azzurri in questo momento hanno la palla ma devono studiare, ancora non si è aperto bene il gioco, occorrerà ovviamente più spazio, occorrono che passano i minuti e che il cronometro ancora ci dia spazio. C'è molta ancora densità difensiva dei bianchi, sì, per cui un superare adesso lo schieramento sarebbe rischioso. Intanto l'intensità della pioggia è pazzesca. Diciamo facciamo lavorare davanti per poi eventualmente agli spazi proposti proviamo ad attaccarli. Ora vediamo anche la formazione di eventuali pozzanghere sul Sabbione di Santa Croce, perché questo può essere un elemento diciamo in più per quanto riguarda il terreno pesante, e sfidarsi su un terreno del genere è sicuramente un qualcosa che non provi poi durante gli allenamenti, non credo che si possa provare una cosa del genere. A parte quest'anno alla fine maggio l'avete provato, però non è che si fa la partita di allenamento mentre piove a dirotto così, almeno non penso. Insomma, qualcosa avete provato, bene, meglio così. Allora, non è del tutto inedito, almeno per i calcianti che sono in questo momento in campo. Ancora vedete gli scontri testa a testa tra i calcianti azzurri e i calcianti bianchi, tutto al momento nella massima correttezza perché non ci sono state espulsioni. Ricordiamo, il testa a testa, l'uno contro uno è ammesso, quello che non è ammesso è il due contro uno ed eventuali scorrettezze come i colpi da dietro, poi lo spiegheremo poi nel corso della partita e col passare dei minuti, con la, sempre che ovviamente sempre la pioggia allenti la sua pressione, perché in questo momento vi possiamo garantire che l'intensità della pioggia è pazzesca. Allora dunque proseguiamo, quando intanto sono, non sappiamo
Regia, allora ho un problema per quanto riguarda il passaggio dei minuti, che non abbiamo, non l'ho potuto prendere come potete capire, quindi se ci date anche le indicazioni sui minuti siamo molto, sarei molto contento e soddisfatto. Grazie. Detto questo, intanto vedete anche il capitano di parte bianca, Cappelletti, che ovviamente richiama i propri calcianti e anche quelli di azzurri. Cosa fanno i capitani in campo? Lo spieghiamo velocemente. Allora, cercano un attimino di verificare le eventuali situazioni, come si può dire, a rischio, al limite della legalità. Esatto. Intervengono presso gli arbitri e verso i propri calcianti. Attenzione, intanto creano motivazione. C'è una mischia dove c'era anche Atos Rigucci, capitano di parte azzurra. Gli azzurri in qualche modo avanzano, stanno provando ad avanzare almeno con i placcaggi, ma la palla non si muove, resta in mano saldamente agli azzurri. Sono tutti scontri uno contro uno, assolutamente ammessi nel calcio storico. Sono tutti placcaggi, ovviamente presi a terra, fronteggiamenti uno contro uno, li vediamo. C'è grande intensità fisica in questo momento tra le due formazioni. Stanno fronteggiando, si stanno studiando. Attenzione intanto agli azzurri che potrebbero muovere la palla, gli vanno addosso i giocatori dei bianchi, devono muovere gli azzurri la palla nella loro metà campo, lo fanno molto bene. Vedete, in questo caso la pressione del calciante bianco ha portato gli azzurri a muovere il pallone e a spostare ovviamente l'equilibrio della squadra. Che dici, Cristiano? Sì, adesso in pratica si è distesa un po' più la partita, un po' di spazio, per cui ci sono più spazi. E adesso attenzione, perché gli azzurri potrebbero provare a muovere il pallone, anche se i bianchi sono ben disposti dietro e si scoprono molto bene. Vedete quanti giocatori ci sono a terra in questo momento, braccati in un altro. Potrebbe partire un'azione d'attacco, è molto difficile perché ci sono tantissimi giocatori a terra in questo momento, veramente sono tantissimi calcianti praticamente bloccati a terra che restano fermi. Questo può liberare gli spazi. Gli azzurri intanto studiano la disposizione dei loro calcianti per capire se ci possono essere le condizioni per provare un'azione d'attacco, ma la palla resta lì. C'è un mucchio c'è un blocco proprio di giocatori. Sono 8 calcianti in 3 metri quadrati, appunto. 8 calcianti in 3 metri quadrati, degli ostacoli proprio fisici, e quindi fisici. Anche muoversi in quella parte di campo è pericoloso, devi trovare altri marchi, altre vie, altri spazi. Provano ad avanzare gli azzurri, porta il pallone, salta 1, 2, 3 avversari, può fare caccia, lo braccano, no! Fuori, pallone terminato, fuori. Attenzione, non sappiamo se è laterale oppure sopra, se è mezza caccia per i bianchi. Ho visto battere sul ferro bianco-rosso, sì. Quindi dovrebbe essere laterale? Laterale, 10 metri dalla caccia. È la rimessa laterale per i bianchi. Sono andati in possesso di palla ai bianchi. C'è lo spazio per provare. Manovrano molto bene il pallone con i bianchi. Vedete come avanzano l'uno accanto all'altro. C'era lo spazio sulla corsia di destra per provare ad andare, ma i bianchi hanno deciso di temporeggiare. Continuano intanto i placcaggi su tutta la metà campo, che praticamente coinvolge un numero elevatissimo di calcianti che sono a terra. Lo spazio per andare, come ci ricorda Andrea, adesso i bianchi avrebbero l'opportunità. Attenzione intanto, ora è una situazione a un calciante in cui non bisogna farsi da parte nostra. Gli azzurri devono stare attenti in questo momento. Esatto, ora è il momento di grande partire. Attenzione. Possono partire i bianchi che tengono il pallone. Vedete, un calciante sta con due davanti, quasi a protezione della palla, perché quando avanzi devi sempre stare attento che ci sia qualcuno davanti a te che ti possa aprire la strada, aprire lo spazio per andare a far male, andare a far caccia. La costruzione dell'azione è fondamentale. Quando diciamo che il calcio storico fiorentino si gioca con la testa, intendiamo questo. Esatto, tutta tattica. Che occorre molta testa adesso per non farsi attirare in o situazioni pericolose a livello difensivo, oppure in azioni anche. Ora gli azzurri hanno portieri presi. C'è da dire questo che è un tema. No, è che ci sono spazi e quindi decisamente, sempre poi sulla destra ci sarebbe il discorso, un'autostrada. Il discorso del io devo fermare lui. Fino a questo momento sicuramente l'aspetto che possiamo notare, intanto abbiamo visto un placcaggio parte bassa molto corretta, secondo regolamento perfetto, di un calciante azzurro su un calciante bianco, ma fino a questo momento c'è da dire che non c'è stato nervosismo in campo, l'acqua forse è servita a stemperare gli animi. Sicuramente non c'è molto nervosismo in campo, tengono la palla ai bianchi nella loro metà campo.
sono accanto l'uno all'altro per provare a trovare gli spazi, ma gli azzurri sono ben disposti in campo e tanti calcianti, un numero elevatissimo, sono a terra l'uno con l'altro, braccati, placcati, fermi, immobili. Qui è difficile perché devi trovare il varco giusto. Esatto, per noi provare abbiamo a postare collaborato queste situazioni critiche dove sul cambio possesso ti si possano aprire delle brecce notevoli, e abbiamo lavorato proprio la perdita di palla a fronte di un attacco per ritrovarci. Ma nel i bianchi lo sanno bene, tanto è vero, ma vedi, sono lì, lo sanno benissimo, sanno che perdere il pallone se attacchi potrebbe essere letale in questo momento, e quindi prendono le dovute contromisure. Intanto continuano i fronteggiamenti 1-1. Degli innesti nuovi di rugbisti che su questo tipo di gioco sanno lavorare. Eccolo qua, lavorano male i palloni bianchi che avanzano, siamo alla metà campo, prova un azzurro ad andare incontro al calciante dei bianchi che mantiene il possesso palla, trova ancora lo spazio e il barco. C'è intanto Amir, questo è il giocatore degli azzurri, e se ora perdi palla, attenzione, qui è un momento critico, questo è un momento critico ma c'era subito un azzurro, poteva essere calcio direttamente. Ma intanto vedete i fronteggiamenti tra i vari calcianti azzurri e bianchi, qua c'è stato ovviamente uno contro uno molto duro tra un calciante azzurro e un calciante bianco che decisamente ha accusato il colpo. Ora ero preso da un'altra. Erano praticamente vicini alla balaustra e in quel momento si stavano fronteggiando l'uno con l'altro. Lo scontro è stato molto duro, una serie di colpi di pugilato molto duri. Continuano ovviamente gli scontri con i bianchi che manovrano il pallone al centro del campo. Vedete i placcaggi, i giocatori a terra per provare a liberare lo spazio per i bianchi che possono andare. Ma meditano molto perché la gestione della palla è fondamentale. Prima abbiamo visto uno di quei casi in cui se gli azzurri avessero avuto un calciante lì vicino al pallone sarebbe potuto far malissimo perché c'era tutta la corsia libera. E quindi anche pensare alla fase difensiva quando attacchi è una chiave principale nel gioco con la testa del calcio storico fiorentino. Ancora 0 calcio a 0 tra azzurri e bianchi, ma la semifinale promette in questo momento spettacolo. Si è giocato molto con la forza, il capitano interrompe. Si è giocato molto con la forza, capitano azzurro lato sinistro, qui una situazione, i bianchi provano a riprendono il pallone, c'era un placcaggio del giocatore azzurro, adesso il calciato azzurro su quello bianco, i bianchi provano ad avanzare ma gli azzurri seguono attentamente la fase difensiva. Ancora il bianco solo, che avanza, solo ne ha tre azzurri, ne ha tre azzurri davanti con grande capacità. Che azione del calciante azzurro che prova a trovare il banco tra i calciati bianchi, la recuperano bene, la costruzione dell'azione è molto buona. Attenzione al calciante bianco, può aprire ancora a sinistra per il suo compagno che prova a trovare lo spazio, va avanti verso il calciante Fugini. Bianco, eccolo qua, caccia, un pallo, caccia bianca. Non lo so perché è tornato a fuori, vediamo subito il replay, è caccia bianca, si cambia campo. Filippo Ardito, allora, sul passaggio del cugino Angelo, abbiamo avuto un'incertezza qui a difendere. Allora, questa è stata un'azione veramente costruita alla perfezione dai bianchi, che hanno trovato lo spazio, il campo, hanno trovato ovviamente con caparbietà la caccia del vantaggio momentaneo dell'1-0, costruendo l'azione benissimo perché sono stati bravi, hanno mosso la palla, si sono riusciti a trovare. Noi abbiamo avuto un paio di incertezze su come intervenire e sono state sfruttate. Andrea, queste raccontaci i protagonisti di questa caccia. Questi ragazzi sono i due cugini, Angelo Ardito e Filippo Ardito. Filippo figlio di Gaetano, nazionale olimpico di pugilato. Insomma, spalla tutti e due pugili. Qua parliamo storia di una, dello sport fiorentino. Qua parliamo di una dinastia di campioni dello sport e del calcio storico. Quindi non famiglia, è un caso. È una firma prestigiosa quella su questa caccia. E poi anche inedita perché loro due vanno avanti per far caccia, di solito loro sono battuta a fare cazzotti, come si dice. E invece hanno fatto un'azione. E evidentemente sono riusciti a coinvolgere altri sui placcaggi e a trovare in una grande azione di scambio di possesso palla, cioè, che abbiamo rivisto proprio grande replay della regia. Durante una partita tocchi anche il pallone. Quindi purtroppo. E adesso in questo momento i bianchi sono in vantaggio per 1-0 contro gli azzurri, ma ovviamente la partita di calcio storico è lunghissima, fino a questo momento non ci sono state espulsioni, 50 minuti sono lunghi, sono 27-27 e poi in un attimo può cambiare la partita, poi benissimo in un attimo può cambiare la partita, ci vuole nulla, anche il ragazzo basta sarà ferito alla testa, Alessandro De Ligio. Intanto Alessandro è rientrato in campo dopo ovviamente quello scontro duro che aveva avuto con
tra lui e il calciante avversario, e adesso si prova ovviamente a costruire un'azione con gli scontri testa a testa che continuano. E ora c'è sempre la fase di studio, e adesso sono fase di studio. Adesso siamo riusciti a ritornare in possesso palla, e quindi adesso dovremo trovare il sistema per riuscire a impegnare loro e allargare gli spazi. Ovviamente ricordiamo a chi segue il calcio storico per la prima volta che ogni caccia c'è il cambio campo. Quando ovviamente abbiamo gridato alla caccia sembrava ci fosse a livello ottico una sorta di rimbalzo, sì. Con il cambio del campo viene fugato ogni dubbio, perché la caccia viene validata dagli arbitri, dalla terna arbitrale. Intanto l'intensità della pioggia non molla, questa niente, sì niente. Che è una semifinale inedita che stiamo vivendo in diretta tra gli azzurri e i bianchi sono in vantaggio per una caccia a zero, ma la partita è ancora lunga, lunghissima, signori. Lo dobbiamo vivere con grande emozione. Altro scontro a metà campo, la palla è saldamente in mano agli azzurri. Vedete, sono scontri comunque. Sono testa a testa, ma gli scontri di contro legati sono arrivati in mezzo agli azzurri. Attenzione, calcio agli azzurri. Eccola qua la nostra. E qua abbiamo visto azione magistrale, dove c'è stato un assorbimento di difensori, traversone a scavalcarli e l'uomo libero dietro. Abbiamo visto un grande lavoro sulla sinistra del calciante azzurro, che è riuscito poi con il pallonetto a liberare il suo compagno. E calcio azzurro per l'1-1. Si cambia ovviamente di nuovo il campo. Chi è stato Cristiano a realizzare la caccia? L'ha realizzata Jobel De Castro. Ah, Jobel De Castro, esatto. Che peraltro nazionale rugbista delle Filippine. Esatto, sì. Il rugbista fiorentino del torneo dell'anno scorso. Esatto, sì. Grande sul passaggio di Bastiani, anche lui. Bobo Bastiani, grandissima star del calcio storico, uno tra i migliori calcianti qua sul Sabbione di Santa Croce. Grandissimo calciante di parte azzurra. Ogni volta era sempre spettacolo. Credo l'anno scorso con una parata magistrale fece qualcosa di impossibile in questa partita. Andiamo avanti intanto, quando siamo una caccia a una, situazione di parità tra i bianchi e gli azzurri per la prima semifinale del calcio storico. Andiamo da Gianmarco Lucherini, un attimo Gianmarco. Sì, sono con il presidente Michele Perguidi. Non c'è il pericolo della sospensione, la pioggia è veramente in questo momento intensa. Il campo più bello del calcio al costume è questo. Quindi gli ha già risposto il presidente, nessun rischio di sospensione, il campo regge, grazie al presidente Michele Perguidi. Si andrà avanti, si giocherà dunque tutta questa semifinale, 1-1 tra bianchi e azzurri. Siamo noi, non si regge vissuto. No, il problema sarà per noi, ma insomma noi siamo marginali rispetto a quello che accade ai calcianti in campo. Però è incredibile vedere come tutto il pubblico rimane assipato, sì, sulle curve, sulla tribuna, non si muove nessuno, perché tutti vogliono vivere lo spettacolo del calcio storico. Le curve può venire l'alluvione. Tutti vogliono vivere lo spettacolo del calcio storico, anche noi con Cristiano e Andrea stiamo vivendo l'emozione di questa semifinale, che di emozioni le ha già regalate due, come le calcio che sono state segnate 1-1 tra azzurri e bianchi. E in questo momento si fronteggiano testa a testa ancora i calcianti per provare a liberare gli spazi. La palla è saldamente nelle mani dei calcianti di parte bianca, che devono provare in gruppo. Vedete, stanno vicini, evidentemente discutono di una possibile strategia per riuscire a prendere metri di campo, per riuscire ad avvicinarsi alla caccia. Gli azzurri sono ben disposti. Prego, volevo Andrea. Ricordare anche che noi abbiamo ben 8 esordienti quest'anno. Giusto. Quindi è una squadra che sicuramente con mister Fabrizio Valleri, grande calciante del calcio storico, che riusciva con le sue finte di corpo a far cadere calcianti che erano costituiti da chili e chili di muscoli. Oggi guida da mister alla sua prima i bianchi di Santo Spirito, la prima esperienza da mister. E adesso i bianchi continuano ad avere il possesso della palla, si avvicinano l'uno con l'altro, tentano di trovare una strategia mentre continuano i placcaggi al centro del campo. Vedete, sono tantissime le coppie di calcianti che in questo momento sono a terra l'uno con l'altro. Questo serve a liberare spazio, a permettere ai calcianti di trovare lo spazio giusto, il varco giusto per andare verso la caccia e provare ovviamente a cambiare il risultato e la storia della partita. Questo è fondamentale. Tanto vedete anche il capitano Incante, Ricky. I due Alfieri si sono presi. E anche gli Alfieri, Alfiere bianco, Alfiere azzurro, in questo momento hanno da discutere in campo. E quando si discute nel calcio storico, l'elemento del vigore e della forza è un elemento che lo contraddistingue da sempre. Andiamo avanti sotto una pioggia intensa, 1-1 tra azzurri e bianchi. Si continua ovviamente a giocare e i bianchi provano a trovare lo spunto decisivo per riuscire ad avvicinarsi alla zona della caccia. Vai Andrea.
Ora si sta riorganizzando, stanno cominciando a salire i rugbisti, sta cercando di riconquistare. Sale anche l'incitamento ai decibel della curva dei bianchi, che in questo momento anche chiedono ovviamente che vengano a cercare di prendere il pallone. Chiedono ai loro sostenitori. I sostenitori chiedono il massimo, loro cacciati, attenzione, qua rischia di prendere la bianchi, attenzione, la palla a terra, la possono recuperare i bianchi, attenzione, ottima gestione della palla fino a questo momento, e avanza il cacciante Piano, attenzione, Lapo Chedici, bravissimo. E adesso bravi noi a difendere, eccoci qua, difesa degli azzurri, difesa degli azzurri, che questa è stata una buona difesa, calciante dei bianchi, perché si era messo un attimo a rischio. È stato bravo un nostro calciante, nonostante impegnato, si è riuscito a mettere fuori tempo l'avversario. L'importanza è di prendere il tempo all'avversario e di riuscire ad andare sul corpo. Gli azzurri prendono la battuta e riprendono ovviamente il possesso del pallone. Attenzione, perché adesso con questo fondo, con questa pioggia, forse è un po' difficile stare in piedi. Il pallone adesso, è scivoloso. Adesso è abbastanza, sintomatica adesso la partita, in quanto ci sono stanchezze, ci sono spazi, azzurri avanzano, qua ci sono spazi, Amir va avanti, caccia degli azzurri che si portano sul 2-1, costruita benissimo l'azione degli azzurri, che hanno portato via il tempo e lo spazio ai bianchi. Purtroppo qui c'è un discorso di esperienza, di momento, anche di partita. Non so che cosa è successo. È successo qualcosa, perché evidentemente si stanno questo non è bello, purtroppo, per il nostro, ma il nervosismo c'è sempre in queste partite, perché ci distrae da una situazione invece più importante di gioco. Il cacciante che ha realizzato la caccia era Mir, Davide Ceccherelli, figlio d'arte. Davide Ceccherelli, scusate, non mi è sembrato, per il 2-1 Davide Ceccherelli, figlio d'arte, suo padre, suo zio, il famoso Zena. Ah, nipote della dinastia degli Zena, grandissimi calcianti ovviamente del calcio storico fiorentino, che salutiamo. No, ma come ogni colore ha avuto le sue bandiere, le sue famiglie, certo. C'è il campo Arno, quello c'ha la palla ora, Arno Di Puccio, esatto, figlio di Stefano, compagno di squadra mio e avversario in campo. Andiamo avanti mentre il risultato è cambiato sul Sabbione di Santa Croce. Adesso gli azzurri conducono per 2-1. Abbiamo visto nella seconda caccia che ci ha riproposto anche la regia, un'ottima costruzione degli azzurri, che sono riusciti a portare via il tempo e lo spazio ai bianchi e andare in caccia per ovviamente la seconda caccia della partita. Regia, se ogni tanto mi date indicazioni sul tempo ne sarei molto contento, perché non riesco, diciamo così, a controllare in questo momento l'aspetto del tempo. Sono passati 20 minuti ancora, in questo momento, mezz'ora. Tra gli azzurri e i bianchi, prima seminale del calcio storico 2023, e il risultato è di 2-1 per l'espulsione. L'espulsione nostra, non, onestamente, vediamo se viene registrata questa espulsione per quanto riguarda un calciante azzurro. Sì, eccolo qua, il calciante azzurro che viene portato via durante il cambio campo dei suoi, e quindi calciati azzurri che restano in 26, esatto. È il primo squalificato e questo della non è poco in questo gioco, non è poco in questo gioco, permettimi di aggiungere, Cristiano, con le condizioni di oggi ancora di più. Da giocare sicuramente ancora di più dovremo mantenere noi lucidità, non farsi prendere da foghe e rimanere compatti soprattutto sulla zona centrale del campo, proprio per non dare spiragli all'avversario e mantenerlo lontano anche dalla caccia. Ovviamente il calciante viene espulso per la partita momentaneamente, e quindi in questo momento gli azzurri sono 26 in campo, i bianchi 27. Per la prossima partita comunque gli azzurri potranno tornare in 27, certo. Qualora gli azzurri si qualificassero per la finale, quindi non c'è assolutamente problema. Poi vedremo se il calciante in questione prenderà una squalifica o meno, e ovviamente magari non potrà giocare. Se non gli vanno a portare via gli uomini, intanto attenzione, perché continuano ovviamente, ecco, qui adesso è importante sulla battuta riuscire. Adesso ci sarà una battuta
con le linee che si fronteggeranno. Qui adesso a prendere la battuta. E qui è un momento di appunto. Attenzione, vedete, le linee non sono composte, è molto difficile anche qua prendere la battuta. I bianchi provano a riprendere il pallone. Comunque la palla scivola con l'intensità di questa pioggia. È la situazione per dei corridori. Adesso c'è spazio, adesso c'è spazio per i bianchi che possono avanzare. Avanzano molto bene, vedete come vanno giù gli avversari. Prova la conclusione, la riprendono gli azzurri. Un errore degli azzurri. Perché adesso su un cambio di velocità. Qua c'è stato un errore del calciante bianco perché poteva servire il compagno. Andrea, racconta l'errore. Qual è l'errore che ha commesso il calciante bianco? C'era Rodrigo libero, invece lui ha voluto provare a tirare. Non sempre, diciamo così, dalla distanza è facile trovare quei 90 centimetri che delimitano la caccia. Si scivola, poi insomma sono situazioni... Ancora una battuta, vedete però qua non sono composte le linee, i bianchi la riprendono, attenzione, i bianchi ancora possono avanzare, possono provare ad andare a caccia. Beh, grande giocata del calciante bianco, grandissima giocata, e caccia per il 2-2, e la partita è finita, non finisce mai tra bianchi e azzurri. Chi ha realizzato la caccia? Daniele Cataldi. Bella bravissimo partita. Daniele Cataldi è stato bravissimo, è stato... a giocare col corpo, esatto, e poi soprattutto hanno fatto, siamo stati un po' a dormire noi, si doveva essere più reattivi. È importante riprenderla su un pallone, attenzione, il fatto che azzurri possono riprendere il pallone in questo momento. Adesso è dura giocare così, ci sono altre intanto si fronteggiano molti calcianti, è difficile tenere il pallone. E poi abbiamo visto adesso in questa caccia del 2-2 quanto è importante nel calcio storico usare la testa. È vero, si gioca con la forza, ma la testa fa tanta differenza. E in questo caso Daniele il calciante di bianchi è stato bravissimo a usare il corpo, le finte del corpo possono squilibrare gli avversari, indurli a compiere movimenti sbagliati, e tu puoi trovare lo spazio per andare a calcio. Fabrizio, l'allenatore, era un maestro con questo. Evidentemente, hanno avuto un grande maestro. Era un bel corridore. Intanto gli azzurri controllano il pallone nella propria metà campo, possono provare a trovare qualche varco, vedremo, perché comunque le condizioni ci sono anche per una partita che può regalare emozione e spettacolo. Infatti, anche la sabbia sta andando un po' via, sotto c'è il cemento, esatto, ci si fa anche male ora andare in terra. Esatto, questo va spiegato, bravo Andrea, spieghiamo molto attentamente. La sabbia viene messa sopra la piazza, sopra il cemento della piazza. La sabbia, lo strato di sabbia che comunque è, diciamo, sicuramente uno stato importante, però comunque diciamo così si trova sopra il cemento, e quindi man mano che si solidifica la sabbia il punto è che può reggere il cemento. Siamo a metà partita, 2-2, perfetta parità. Intanto attenzione tra un calciante azzurro e un calciante bianco, con alcuni scontri e testa a testa che si sono ripetuti nel corso ovviamente della partita. Ma se lo deve aspettare il calciante, cacciate butta di là un avversario, si deve aspettare di tutto, si deve aspettare il ritorno, né bene né male, si deve aspettare di tutto. Però l'ha fatto, e allora, quello che avete visto, se l'avete capito dalle immagini, è stato assolutamente regolare, perché tutto quello che è accaduto è assolutamente nel rispetto del regolamento del calcio storico. Allora andiamo avanti con ovviamente gli azzurri che provano a muovere il pallone, campo, forse ci sono gli spazi per poter avanzare, ma i bianchi sono ben messi in campo, bisogna sfruttare qua ovviamente i varchi e gli spazi che ci sono, ma i bianchi sono ben messi davanti al lato corto del campo dove c'è la caccia, trovano la versione libera, grandissima l'apertura, ci frega per tutte le volte che si libera, a due passi dalla caccia che sacca, qui ha segnato la caccia, ha segnato Marcelli, fare l'apertura, esatto, da Jobel De Castro, un traversone. Non è un caso che un rugbyista che gioca alla nazionale delle sono cose che alleniamo proprio per una certa eventualità. Allora abbiamo visto ancora una volta l'uso della testa nel calcio storico, vedere il compagno nonostante la foga, nonostante tutto quello che accade, spostare la difesa in una zona che a minacci di attaccare per poi cambiarla completamente, il lato e trovare il tuo compagno libero che va a caccia. E quindi quando abbiamo superato abbondantemente la metà della sfida tra azzurri e bianchi, gli azzurri di Santa Croce conducono per 3-2 sui bianchi di Santo Spirito, ma la partita è lunghissima, lo spettacolo pure che può offrire molto questa semifinale ancora. Non è ancora detto assolutamente niente, perché le dinamiche in campo si possano sono sempre alla fine, i minuti finali, esatto, quando conta tantissimo le energie che ti sono rimaste, quando conta tantissimo quello che ti può dare il cuore, il tuo senso di appartenenza, il tuo senso d'orgoglio per muovere gli ultimi centimetri che servono per arrivare alla caccia determinante. Questa può essere una delle tante sfide tra azzurri e bianchi che abbiamo visto nel corso degli anni, dove si è deciso tutto nei minuti finali, più volte queste partite sono decise nei minuti finali, che sono i minuti cruciali, decisivi
per segnare la storia di una partita di calcio storico fiorentino. Gli azzurri in questo momento controllano il pallone, c'è un tentativo di pressing di un calciante bianco che viene però fermato subito da un calciante azzurro, e adesso ancora gli azzurri che provano a manovrare adesso... il calciante guarda il piazzamento dei compagni per poter trovare un banco. Vedete quanti sono i calcianti fermi, non sono liberi, terra. Sono liberi, ci sono liberi a azzurri, sinistra, è importante non perdere palla adesso, perché sarebbe un problema. Provano a sradicare il pallone dalle mani dell'avversario ma non ci riescono, e adesso il gioco è fermo. E adesso qui bisogna essere subito il prima possibile reattivi, ovviamente non si ferma mai il tempo, ma il gioco sì, e presidiare la zona della rimessa in gioco del pallone. La prende la battuta, battuta. La prende la battuta, sarà importante, la battuta. Eccoci qua. Ora che qui eccoci qua, rischiamo meno male. Vediamo quanto è importante sulla battuta stare concentrati, capire che c'è la battuta, stare posizionati possesso per prendere possesso palla. È determinante, se ho palla io caccio l'avversario, non la fa. Esatto. È ancora una battuta, qua però sono meglio posizionati un po' tutti, la riprendono i bianchi che possono sono stati un po' più presenti. Lui viene da football americano, dovrebbe deliziarci con qualche... E queste sono le tante storie di tanti atleti tra il football, il rugby, la lotta, il calcio, anche che scelgono di giocare calcio storico. Siamo disattenti su questo lato, c'è grande spazio sulla corsia, si può provare, provano ad andare avanti i bianchi, il pallone è lì, lo prendono gli azzurri, non ce la fanno, spinge, attenzione, caccia dei bianchi, andiamo. Incredibile. Qui è stata anche la fortuna, purtroppo ci vuole anche quella. Ci vuole anche quella. Allora, raccontaci chi ha realizzato la caccia, Andrea. Mi sa che sta uno dei ragazzi nuovi, non l'ho visto bene. Un esordiente, diciamo, il caccia mi sembra. Qua. Con Lapo, forse Lapo Kerici. Forse Lapo Kerici. Qui purtroppo bravi a crederci. Sì, sono saliti. È stato un bel rimedio nostro difensivo, perché un recupero di Jobe. Purtroppo non è andata bene per fino quello in fondo. Che abbiamo visto, Cristiano, è anche forse il campo, la palla bagnata, non la riesce a controllare, libera l'avversario che può andare a caccia in questo caso. Scivola, stiamo cominciando a toccare un po' il gioco degli altri. Situazione nuovamente di perfetta parità. Credo sia un patrimonio di tutti, nostro fiorentino, non di tutti. Mi fa molto piacere ovviamente che due esponenti dei colori in questo momento si congratino l'uno all'altro per lo spettacolo che vediamo in campo. Perfetta parità, 3-3, una partita bella comunque partita, di grande intensità. Partita. Siamo al 30esimo, ne mancano 20 alla fine, sono 20 minuti in cui ci si gioca tutto l'allenamento di un anno intero, da marzo a giugno praticamente in squadra e poi fino a marzo per la preparazione, per una partita sola dove in palio non ci sono soldi, non c'è niente, c'è l'onore, c'è l'orgoglio, c'è la voglia di difendere i tuoi colori, rappresentare il quartiere ed essere un simbolo di Firenze, anche sotto la pioggia, e di coloro che sono rimasti qua ad assistere a questo spettacolo, perché ci guarda da fuori con la pioggia a dirotto, tutto il pubblico rimasto sugli spalti di Santa Croce a seguire il calcio storico fiorentino. Un motivo ci sarà, interrogatevi su quelle che sono le tradizioni popolari fiorentine che segnano il solco del tempo. È una e ci delle portano poche tradizioni che riusciamo a portare avanti ancora a Firenze. 3-3 e adesso torniamo sul Sabbione per raccontare quello che può accadere in questi minuti. Adesso noi bisogna cercare di attaccare e di sbilanciarsi in avanti. Gli azzurri possono provare a costruire, intanto continuano il braccaggio a centrocampo, nella parte centrale del campo. Gli azzurri provano ovviamente a costruire, continuano i placcaggi anche vicino alla zona del lato corto del campo, dove gli azzurri potrebbero andare a calcio. Attenti anche a quelli dalle parti laterali, perché appunto Joe fa i lanci davvero stile football americano. Attenzione, adesso stare, attenzione ovviamente salire, ma... alla costruzione degli azzurri, che c'è Joe, e uno dovrebbe, che ha il pallone in mano, anche da solo bisognerebbe anche provare ad andare a prenderlo. Tu dici chiaramente che qualcuno potrebbe andare a fare pressing, chiaramente questa è stata una buona intenzione per bloccarlo, eccolo qua, e Joe finisce veramente a terra con il suo collega che gioca, e quindi in questo momento viene bloccato. Cosa significa? Tra l'altro è anche il preparatore di alcuni ragazzi della vostra squadra, anche si allenano un palestra insieme, questo per capire che ovviamente al di fuori di questi 50 minuti poi c'è. Intanto che succede a Rocky? No, mi sembra giochi un po' troppo come capitano. No, partecipa un po' troppo al gioco. Esatto. Attenzione, ancora gli azzurri che provano a impostare un'azione. E ancora ovviamente... Ma sicuramente
Lo fanno tutti. È Andrea Ciccarelli, sì, vero? È un po' un'usanza. No, è più che altro torneo scorso, è stato giocato, ex un po' giocatori, per queste cose. Ex giocatori, quando sono lì. La tentazione è fortissima. Già che cammina e basta, allora, in su e giù, perché gli azzurri, insomma, era famoso per altre cose. Gli azzurri in questo momento hanno il controllo del pallone. Provano a trovare e a guardare i compagni schierati in avanti. I bianchi sono ben disposti. Devi provare a trovare la giocata, lo spazio, gestire il pallone in modo corretto, velocemente, provare a spiazzare l'avversario, a capire che vuoi andare da una parte, invece aprire il balco su un'altra, provano gli azzurri ad affondare, due avversari su di sé, devi indietreggiare, pensare bene a cosa vuol fare, l'apertura verso il calciatore azzurro, che è lì, viene travolto dal calciatore bianco, si andrà alla battuta, pochi centimetri dalla caccia. Ora non fermati. Bisogna stare attenti. Perché, ora non bisogna stare a te, ora è adesso importante riprendere la battuta. Perché esatto. Adesso è importante però, riprendere la battuta. Dove va? Però va, va molto indietro qua all'arbitro. A 10 metri. Ah, si ribatte, più o meno, ma si ribatte da lì, ok. Sì, da dove c'è il giglio. Perfetto, ottimo. Questi sono riferimenti importanti. Intanto la battuta che ritorna al fallo laterale. Era fallo laterale. Fallo laterale. Sì. Fallo laterale per i bianchi, allora. E qui, che torna qui è importante ora. E questa ora è una situazione è molto situazione importante per e noi. Attenzione abbiamo a questa azione. I bianchi potrebbero far male adesso, la reclama il calciante bianco, che è solo, dice solo solo, lanciamela. E intanto là su di lui il calciante azzurro che lo sfida, c'è, in testa a testa. C'è uno spazio apertissimo. C'è uno spazio apertissimo per i bianchi. Però, però vedi il pressing degli azzurri. Cioè, pressing degli azzurri che è altissimo, perché provano a prendere il pallone davanti. Questa attenzione, è una palla persa. Palla persa, gli azzurri la recuperano molto bene con i giocatori a terra. Questa avanzano gli azzurri, possono trovare lo spazio, ce l'hanno verso la caccia e caccia. Caccia degli azzurri, 4-3. Diciamo l'errore offensivo dei bianchi. Poi il pallone questo è un errore clamoroso, senza senso, ha creato poi la rivediamo, cioè, poi la rivediamo tirarla, laggiù non c'era nessuno, poi la rivediamo al replay, non, però non aveva tanto senso questo, poi la rivediamo questo passaggio qua. I bianchi avevano lo spazio per avanzare, avevano 96 metri di campo, avevano, hanno buttato in un'occasione aprendo a sinistra dove c'erano molti giocatori degli azzurri fermi a terra che hanno ripreso il pallone, hanno dato ai compagni e hanno trovato la via della caccia, che ha segnato Cristiano Chi, hai visto? Ha segnato ora mi passa Biagi. Sì, esordiente. 4-3 per figlio gli anche azzurri. Lui d'arte, figlio anche lui d'arte. 4-3 per gli azzurri. 4-3 per gli azzurri in una partita che regala moltissime emozioni, lo spettacolo del calcio storico, sì, sotto la pioggia. Noi bisogna ora essere concentrati e non dargli il più possibile, anche perché siamo in inferiorità numerica, almeno bene. Mi sembra da non so se per espulsione o sì, fortuna è uscito nessuno dei bianchi, per cui siamo uno meno. Siete uno meno, e quindi sono uno meno. Attenzione ai bianchi che possono controllare il pallone e provare ad avanzare. E quindi qui è il massimo. Palla velenosissima persa la calciata dei bianchi. Qui noi non bisogna ora perderla. Qui noi non bisogna perderla perché in tutti i modi. Questa è una palla. Bisogna arrivare qui. Esatto, la palla, perdere palla adesso per favorire. Non capisco queste bottigline in campo. Beh, perché volino? Attenzione, intanto c'è la battuta, bisogna stare pronti sulla battuta. Battuta, palla in aria, devono prenderla gli azzurri, la possono prendere. Vai, disturbato il calciatore azzurro, verso la caccia. 5-3, 5-3 per gli azzurri, esplode in Santa Croce la curva azzurra. Questa Emanuele, è la caccia Emanuele ha segnato, Ceccherelli. Emanuele Ceccherelli per il 5-3 degli azzurri su bianchi. E questa può essere una caccia importante nel corso della storia della partita. Ma che si continua a perdere le battute. Attenzione, gli azzurri hanno perso la seconda battuta consecutiva. Manca lucidità, Andrea, in questo momento. Sembra mancare lucidità, se sono due battute di fila. Sicuramente ti manca lucidità. Due battute di fila non andrebbero perse, ci vuole sempre concentrazione sulla battuta per prendere il pallone e ripartire con l'avversario. Adesso con tutta la calma del caso gli azzurri che conducono per 5-3, regia per favore, capirete ovviamente anche l'intensità della pioggia che ci ha travolto nella nostra postazione, non abbiamo il tempo, se per favore ci date un po' dei riferimenti temporali, grazie gentilmente. Bene, mancano 13 minuti, poco più, alla fine di questa partita. Gli azzurri conducono per 5-3 contro i bianchi, ci sono due cacce da recuperare per i bianchi di Santo Spirito. E adesso vediamo cosa accade in campo mentre continuano i fronteggiamenti. Calamandrei ha preso di Sao K.O. Ora si deve riprendere un attimo.
Vediamo ovviamente il calciante azzurro, Calamandrei, sì, che in questo momento ha preso un colpo molto duro, rientra ovviamente nell'ambito degli scontri, della forza del calcio storico, nel fronteggiarsi testa a testa, i colpi sono questi. E adesso attenzione, continuano ovviamente gli scontri sempre tra i calcianti, mentre la palla resta saldamente nelle mani di azzurre con tutta la calma del caso. Qua Andrea a pensare di provare a placare, ci dovrebbe essere uno che prova ad andare a prendergli la palla, i bianchi che sono, però anche uno in più dovrebbero, forse quello doveva fare questo ruolo è placato, esatto, quindi in questo momento è difficile, però c'è una mediana, insomma, mi sembra importante, la mediana è nutrita, è nutrita dei calcianti dei bianchi, cominciare a salire. E invece si ricorda eventuali invasioni di campo, ovviamente in questo momento ricordano che le eventuali invasioni di campo alla fine comporteranno penalità per il colore di riferimento. Ma ovviamente la partita è tutta da giocare ancora, è tutta da scrivere. Gli azzurri conducono per 5-3. Abbiamo vissuto l'emozione di una partita sotto la pioggia con un'intensità pazzesca, si è giocato lo stesso per uno spettacolo che non è mancato fino a questo momento, con gli azzurri di Santa Croce che conducono 5-3 sui bianchi di Santo Spirito. Le emozioni in campo si sono susseguite, una partita sicuramente segnata dal campo pesante, sì, dalla pioggia, cioè, dalla palla difficile errori, da controllare, dagli errori difensivi parti, da tutte e due le parti, però lo spettacolo non è sicuramente mancato. No. È stata una bella... lo spettacolo senz'altro, onore a tutte e due le squadre, perché non pensiate sia semplice che scendere. No. Adesso è il momento più difficile della partita, perché sei stanco, hai speso molto, devi provare a trovare lucidità, a rimanere compatto, riuscire a fermare l'avversario e provare a ripartire per far male, trovare lo spazio giusto verso la caccia. Sembra facile a dirlo, è difficilissimo in campo farlo adesso. No, penso sia possibile rimanere in piedi. E adesso gli azzurri controllano ovviamente il pallone saldamente tra le loro mani. Osservano il piazzamento dei compagni, ma come dicevamo prima, la mediana dei bianchi loro fanno passare il tempo. Loro, gli azzurri, possono sfruttare sicuramente il fattore del cronometro. Sì, possono iniziare a giocare un'altra. Lancio lungo, attenzione verso il compagno e caccia. Un'apertura perfetta e caccia azzurra per il 6-3. 6-3 degli azzurri. 6-3 degli azzurri. Che in questo momento ora è dura. Adesso si fa dura per i calcianti bianchi, ma attenzione, il calcio storico, niente scritto fino alla fine, fino in fondo. Bisogna aspettare lo scoppio delle colubrine. Benissimo, intanto meno di 10 minuti mancano, 9 minuti e poco più alla fine di questa semifinale tra azzurri e bianchi, segnata dalla pioggia, segnata da un nutrito pubblico sulle tribune, sulle curve di Santa Croce, che è rimasto nonostante la pioggia incessante ad assistere alle emozioni che ha regalato questa sfida fino a questo momento e continuerà a regalare. Intanto provano a trovare lo spazio gli azzurri, ma i bianchi sono attenti a placare veramente gli avversari, che possono andare a trovare un passaggio lungo per provare di nuovo la caccia, con gli azzurri di Santa Croce che conducono per 6-3, quanto siamo a meno di 10 minuti dalla fine. I bianchi provano a restare compatti, i bianchi che hanno un calciante in più, gli azzurri hanno avuto una squalifica, lancio lungo a trovare il compagno che è completamente solo e di nuovo caccia, e di nuovo caccia, e di nuovo caccia per il 7-3 degli azzurri, per il 7-3 degli azzurri. E adesso per i bianchi è durissima, di nuovo cambio campo, si cambia di nuovo il campo, Atos riguccia una furia, dice suoi, cambiamo il campo, forza, giochiamola questa partita ancora. Spiega il capitano di parte azzurra. C'è stata anche qua una grande, grande passaggio. Sì. Abbiamo allenato anche queste cose qui. Un traversone. Chi è traversone. Il calciante che fa questi passaggi meravigliosi? Allora, è un po' di tutti. Anche ora non è stato come prima lo è stato Jobel De Castro. Adesso ora non mi ricordo bene chi l'ha presa, però Guetta, e ha fatto poi caccia. Sono cose che alleniamo, anche perché nell'eventualità si possa. Attenzione qua perché c'era un si possano appunto proporre certe situazioni, le sfruttiamo, certo, e si sono proposte, e purtroppo se copri la profondità per dei calcianti che stanno a ricevere il traversone, allunghi gli spazi, quindi quello con la palla può scegliere se dartela oppure attaccare lui direttamente.
ti offre una doppia opportunità. E queste sono le scelte, le opzioni che puoi avere quando devi provare ovviamente a segnare una caccia, l'importanza di trovare il compagno nello spazio, oppure esatto, di capire se puoi attaccarlo tu e portarti avanti. Esatto, esatto, è una situazione caccia, che se l'avversario mi copre il giocatore lontano mi porta avanti io, e all'adattamento della difesa io reagisco con un'altra soluzione. 7-3 per gli azzurri di Santa Croce contro i bianchi di Santo Spirito, che adesso hanno una montagna da scalare, ma attenzione, nel calcio storico può succedere di tutto. Queste partite ci hanno abituato a qualcosa di incredibile che abbiamo visto soprattutto nei minuti finali, quando la fatica si fa sentire. Gli azzurri sono un calciante in meno, 4 calcio da riprendere, però è soltanto durissimo. Questo nostro calciante adesso ha preso due colpi belli, purtroppo, ma fanno parte del gioco. Questi è stata anche una partita molto corretta di testa a testa. Sì, al di là della, chiaramente foga, della certo, personale dispiacere, perché un calciante mio, ma va riconosciuto, è stata corretta. E ancora gli azzurri che provano ad avanzare, trovano gli spazi. Bobo Bastiani. E adesso facciamo girare la palla, calciante e quindi di grande qualità, gli azzurri provano quindi a facciare il pallone. Ancora quindi facciamo Bastiani il gioco della palla avvelenata. Trova lo spazio, ce n'è uno solo, tutto il campo. E lui da ce solo, ne ha due soli. Un campione incredibile adesso con la stanchezza, puoi fare anche questo, lo ferma alla fine. Però che calciante Bobo Bastiani. Esatto. Ora qui ha usato un po' di prevenzione. Esatto, ha usato non un po' lo puoi e fare purtroppo calcio storico. Però battuta, vabbè, sui 7-3 te lo può anche permettere. Sui 7-3 si può fare. Sì. Però allora, quella gli azzurri che riprendono la battuta, molte battute hanno ripreso gli azzurri. Sì. E questo è anche un elemento nella storia della partita. Se prendi le battute, poi vai, prendi vai, la palla. Vai. Gli azzurri che avanzano hanno lo spazio per provare a fermare. Siamo uno meno, occhio. Attenzione, arriva ma il lui è solido. Ragazzo sì, solido, non perdere la palla. Sì, i muscoli, ancora gli azzurri che provano ad andare. Vengono bravi. Ma gli azzurri bravi, la proteggono bravi benissimo. E qua si vede il gioco con la testa degli azzurri. Bravi, sì, nel momento di difficoltà, pressione della difesa, muoviamo il pallone per farti girare, per farti girare il pallone, per far girare la palla e per trovare così nuovi spazi e provare a riproporti in avanti. Intanto ovviamente siamo entrati negli ultimi minuti. Qui ora c'è un'altra opportunità di caccia, se osa i Bastiani salendo. Intanto ecco l'apertura di Bobo Bastiani a trovare il compagno, lo trova, prende il calciante a terra e i bianchi riprendono il pallone. Possono avanzare, c'è una corsia libera, dovrebbe attaccare prateria come non ci fosse un domani adesso lui. Sì, se, no, torna indietro, se torna indietro dai tempo fa il favore nostro. C'è anche lui un rugbista. Esatto, anche c'è, lui vai, potrebbe vai andare se avesse. No, sì, vabbè. Niente da fare. Gli azzurri riescono a fermare il calciante bianco. Intanto se mi date un aggiornamento sul tempo dalla regia, cordialmente, almeno così. Insomma anche 5 minuti. Credo che siamo entrati ovviamente proprio negli ultimi minuti. Questa palla si lascia perdere. In questa partita. 7 calce per gli azzurri di Santa Croce. Adesso noi teniamo la palla dietro perché non ha senso. Ci sono 4 minuti da giocare, come 4 non ha senso rischiare, ecco. Stiamo là. Come 4 sono le calce che separano i bianchi dagli azzurri. In una partita incredibile, giocata sotto un diluvio pazzesco, un inedito del calcio storico, almeno del recente passato, signore e signori, che abbiamo vissuto con grande emozione insieme a tutto il pubblico di Santa Croce che è rimasto qua per onorare il calcio storico fiorentino. E adesso si fanno sentire i decibel della curva di Santa Croce, degli azzurri, che sono in vantaggio di 7-3 sui bianchi e sentono arrivare l'odore della vittoria. È la quarta complessiva dal 2021. Avanti con tutta la calma del caso per gli azzurri. 3 minuti ancora separano gli azzurri da questa vittoria sui bianchi. E adesso, c'è un'altra prateria. E adesso c'è tanto spazio. C'è tanto spazio Marcelli per gli deve essere se presidiato. I bianchi vanno a prendere. Però
non possono pressare quanto vorrebbero, per cui una coperta corta quando si difende. Ora sono tutti in terra. Adesso poi ora la stanchezza sarà all'estremo. Tantissimi calcianti sono in terra, braccati l'uno con l'altro, anche stanchi. La stanchezza si fa sentire. I sostenitori degli azzurri muovono le bandierine, fanno salire uno decibel, si fanno sentire vicini ai loro calcianti, perché ma i giocatori che in questo momento sono liberi a giocare sono pochissimi, li contiamo praticamente sulle dita, 8 giocatori credo che in questo momento possono giocare il pallone, gli altri sono tutti a terra, qualcuno addirittura si è appoggiato alla balaustra. E pochi minuti separano gli azzurri da questa vittoria sui bianchi. Gli azzurri di Sette Croci conducono per 7-3. Vedete, ovviamente adesso è una fase di stanca della partita. La stanchezza si è fatta sentire. Ormai possiamo dire che la partita è finita. Manca 1 minuto e mezzo. Gli azzurri giocano col cronometro, con in mano la palla. Ed è stata per loro una partita molto importante dal punto di vista, anche in questo caso, della gestione della palla, dell'utilizzo sì della forza, ma soprattutto della testa. E hanno conquistato molte cacce con le aperture che hanno fatto per i loro compagni a sfruttare lo spazio e a saltare la difesa dei bianchi, che comunque, Andrea, credo che... forse cosa vi potete recriminare in questa partita? Non aver sfruttato bene le battute di questi ragazzi nuovi, che appunto 8 ragazzi nuovi si sono fatti sentire. Sì. Però avevamo retto, poi ci sono stati degli errori sulle ripartenze, palle perse, qui quando si perde palla è un problema, esatto. Soprattutto poi dall'altra parte c'hai poi Bobo, c'hai Joel. È finita. Sostenitori di Santa Croce, vincono gli azzurri per 7 cacciatrici sui bianchi. È stata una partita, è stata comunque una partita vincente, emozionante per tutto, diciamo, anche è stata una partita che ha onorato il calcio storico fiorentino, del campo, peso e quant'altro. Complimenti ovviamente agli azzurri. C'è stato un po' più di esperienza dal lato nostro che abbiamo Cristiano, sfruttato. Ci vediamo in finale il 24 giugno. Per me sì. Ci vediamo il prossimo anno, spero. Andrea, comunque digli a Fabrizio Valleri che ha fatto una grande partita, sì, e deve soltanto rinnovarci. Il calcio storico è questo. Sì, si riprova, il problema appunto è che si riparte da domani, purtroppo, c'è un anno da riaspettare. Grazie a Cristiano Andrea, al vostro preziosissimo contributo. Abbiamo vissuto con voi 50 minuti di emozioni, grazie di cuore per essere stati con noi. E adesso festeggiano gli azzurri di Santa Croce sotto la loro curva, sotto i loro sostenitori. Andrea dice beati loro, ma ovviamente anche i calcianti bianchi sono lì sotto la loro curva. Sicuramente hanno dato il massimo anche loro, quindi onore ai calcianti, tutti onore. Tutti quelli che scendono in poi campo, purtroppo vince una squadra, non è una cosa per tutti. E quindi vince una squadra, perché in questi 50 minuti tutti vogliono vincere. Alla fine per 7 caccia 3 e con tanta esperienza, anche con grandissima gestione della palla, dimostrando comunque compattezza. Già vedere che tutti si stanno salutando, che non c'è, abbracciando, che c'è il riconoscimento dei valori in campo, cioè comunque il riconoscimento dei valori in campo. E per noi questo è tutto, grazie davvero di cuore per essere stati con noi. A Cristiano, ciao, Andrea, ci hanno aiutato a raccontare questa partita bellissima che ha inaugurato il torneo del calcio storico fiorentino del 2023 tra gli azzurri di Santa Croce e i bianchi di Santo Spirito. È finita per 7 cacci a 3 per gli azzurri di Santo Spirito, che adesso festeggiano sotto la loro curva. E adesso ovviamente per loro ci sarà la finale il prossimo 24 giugno contro la vincente della sfida di domani, che seguiremo in diretta tra rossi e verdi, tra i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni. Ma
adesso è il momento del tripudio, della gioia per gli azzurri di Santa Croce, che si confermano comunque una squadra compatta che sa giocare a calcio storico con la forza, con la testa, con il cuore, fino in fondo, fino all'ultimo minuto. L'hanno vinta alla grande, lottando su ogni pallone, vincendo anche quelle due battute decisive a 20 minuti dalla fine, quando sono andati in vantaggio per 5-3, e lì forse hanno scritto la storia della partita, poi vinta per 7-3, per 7-3. Vedete i calcianti degli azzurri con la loro bandiera sotto i loro sostenitori in Santa Croce. Questo è lo spettacolo del calcio storico, questa è la tradizione popolare di Firenze, questa è la rievocazione che i fiorentini amano di più: un colore, un quartiere, un'identità, l'orgoglio di difendere i tuoi colori. E adesso la festa degli azzurri, che sono imbattuti praticamente dalla ripresa del 2021, sono sicuramente la squadra da battere del calcio storico fiorentino. La festa sul sabbione di Santa Croce, e adesso poi rivivremo le immagini salienti della partita, tutte le cacce, sentiremo i protagonisti dal sabbione con Gianmarco Lucherini. La grande festa dei calcianti azzurri, dei tifosi degli azzurri, di tutto un quartiere che torna in finale a giocarsi il titolo per il calcio storico 2023 qua sul sabbione di Santa Croce, il prossimo 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze, finale del calcio storico fiorentino, che regalerà emozioni. Vedremo domani chi sarà l'avversario, quando vivremo in diretta tutta la sfida tra i rossi di Santa Maria Novella e i verdi di Santa Croce. La sfida di oggi è stata sicuramente un inedito rispetto alle ultime edizioni, alla storia recente, soprattutto per la pioggia che è stata incessante in alcuni momenti della partita, è stata veramente intensa, a tratti si faceva fatica a controllare il pallone, l'abbiamo visto con i calcianti, il terreno era veramente pesante, poi li sentiremo, cercheremo di capire quanto ha influito. E adesso vediamo ovviamente tutti gli highlights della partita con le cacce che hanno sancito questo risultato finale della prima semifinale per 7-3 per gli azzurri di Santa Croce. Vediamo gli highlights. Ok, perfetto. Bene, perfetto. Benissimo, io sono d'accordo. Meno si lavora, meglio. Sì.